progetto Dennis Pizza di Montagna nasce un po' da tutto il mio percorso che ho fatto in questi anni, quindi ho cercato di rendere progettuale un mio modo di pensare. Alla base c'è tutto quello che riguarda un po' la mia esperienza professionale e la mia vita, quindi il rispetto per la stagione, il rispetto degli animali, il rispetto degli allevatori, eccetera. Voglio portare nella mia pizza tutto ciò che è natura. Natura intesa proprio come approccio sostenibile a quello che è il mondo degli ingredienti. Il progetto Dennis nasce attorno alla mia pizza, una pizza creata con l'acqua di montagna, con delle spezie di montagna e toppi studiati che derivano un po' da quello che è la natura e il mio mondo. È una pizza tendenzialmente fina e croccante, quindi avevo necessità di utilizzare un forno che fosse performante, che riuscisse a mantenere costante la cottura, non in modo violento, anche se è una cucina, una cottura statica, ma in modo molto equilibrato. Ecco perché noi cuociamo a 330 gradi e abbiamo quindi questa cottura omogenea in tutte le sue parti della pizza, e rendono questa pizza molto fragrante e croccante. Il calore quindi diventa un ingrediente fondamentale per realizzare questa tipologia di pizza. La scelta del Serie S appunto mi ha portato un po' a rivedere tutto ciò che è l'attrezzatura, soprattutto la cottura, quindi un forno elettrico statico che mi dà la possibilità di un risparmio energetico notevole, di un risparmio di tempo per il mio staff, per i miei colleghi pizzaioli e oltretutto anche un'attenzione all'emissione di CO2 che in questo momento è anche una base un po' della filosofia che stiamo portando avanti con la riduzione di queste emissioni. La cottura è determinante per il progetto Dennis Pizza di Montagna, perché noi abbiamo un prodotto molto particolare e identificativo. La cottura per me è sinonimo di qualità. Qualità intesa sia per realizzare un prodotto fragrante, quindi ho necessità di una cottura che sia al massimo delle performance di un forno, ma anche qualità per me è una parola che racchiude molti aspetti. Aspetti anche intesi come sostenibilità, quindi l'emissione di CO2, il risparmio energetico e tutto quello che concorre a realizzare un prodotto oltre che buono, anche sano e salubre.